Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per illustrarvi, per svelarvi tutti gli easter egg e i segreti nascosti nell'ultimissimo Spider-Man Far From Home, che tra l'altro mi è piaciuto veramente un botto. E se non avete ancora visto la mia recensione vi invito a farlo, ve la lascio linkata qui sotto in descrizione, oltre a ricordarvi come sempre di seguirmi anche su Instagram. Dunque direi di cominciare, perché in questo film ce ne sono veramente tantissimi. Cominciamo subito con la scena d'apertura della pellicola, dove vediamo Maria Hill e Nick Fury raggiungere il Messico, dove poi incontreranno per la prima volta Mysterio. Durante l'inizio dello scontro contro il primo elementale è possibile vedere sulla destra una porzione di targa di un autoveicolo parcheggiato. Questo numero è 463 e fa riferimento a Amazing Spider-Man numero 4 del 1963, che è l'Alba Fumetti nel quale ha fatto il suo debutto per la prima volta il personaggio di Sandman. E mi raccomando, se andate a rivedere il film, fate attenzione alle targhe, perché ci sono veramente tantissimi easter egg nascosti nelle targhe delle auto. Passiamo poi al primo incontro nel film tra Happy Hogan e Peter Parker. Alle spalle di Happy è infatti possibile vedere la locandina del wrestler Crusher Hogan. Nei fumetti Crusher Hogan è il wrestler che Peter Parker ha sconfitto subito dopo essere stato morso dal ragno radioattivo. È stato il primo incontro dove ha potuto testare i suoi poteri. Mentre intenta preparare la valigia per andare in gita, alle spalle di Peter nella sua stanza è appesa la bandierina con scritto Piazza 31 ad indicare giocatore dei Mets, Mike Piazza. Questa bandierina è un riferimento al fumetto Peter Parker, Spider-Man numero 33, nel quale Peter ricorda di quando era andato a vedere i Mets in compagnia di zio Ben. E tra l'altro la valigia che lui sta preparando presenta le iniziali BFP, che stanno ad indicare Benjamin Franklin Parker, ovvero zio Ben. Mentre si trova a bordo dell'aereo che lo porterà in Italia, Peter, per non annoiarsi, sfoglia l'elenco dei documentari presente sullo schermino, sul sedile posto di fronte a lui, tra i quali vediamo The Snap, Finding Wakanda, Haunting Hydra e un documentario con protagonista Eric Selvig, che è lo scienziato protagonista dei primi due Thor e che è comparso anche nel primo Avengers, dal titolo Nova. E la cosa è decisamente interessante, dato che Nova potrebbe essere benissimo un riferimento al personaggio di Nova dei fumetti, che tanto si rumoreggia potrebbe entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe. Tra l'altro, durante il volo tra Ned e Betty scoppia l'amore, e se nel Marvel Cinematic Universe dura giusto il tempo di questo film, nei fumetti i due personaggi arrivano addirittura a sposarsi. E adesso arriviamo al mio easter egg preferito in assoluto. Mentre si trovano in Piazza San Marco, Peter è intento ad ammirare Mary Jane mentre gioca con dei piccioni. Alle sue spalle, però, per una piccolissima frazione di secondo, compare un misterioso individuo con indosso una sgargiante camicia hawaiana azzurra e un cappellino. In realtà si tratta di Quentin Beck, interpretato da Jake Gyllenhaal, e a conferma di tutto ciò possiamo andare a ripescare le foto dietro le quinte che avevano postato il regista John Watts e lo stesso Gyllenhaal, dove lo vediamo appunto con indosso gli stessi indumenti. Venezia tra l'altro è stracolma di easter egg. Già nella scena quando la classe è a bordo del motoscafo che si sta dirigendo verso l'hotel, alle spalle di Ned compare un'imbarcazione con la sigla ASM 212 ad indicare Amazing Spider-Man 212, che è ovviamente il fumetto nel quale fa il suo debutto Iron Man, che poi nel film comparirà di lì a pochissimo e distruggerà mezza Venezia. Tra l'altro l'hotel si chiama Hotel De Matteis, e De Matteis è uno degli scrittori più importanti di Spider-Man nei fumetti. Dopo lo scontro con l'elementale e con Mysterio, la classe si riunisce in hotel e Flash Thompson legge una notizia riguardo su BuzzFeed che in realtà è la vera storia di Iron Man nei fumetti. Inoltre, se non ci avete fatto caso, tutte le calle di Venezia, per chi non sapesse le calle sono le vie della città, hanno tutti i nomi di autori e scrittori di Spider-Man, come ad esempio Calle del Slotto, che è ovviamente un riferimento a Dan Slott. Durante l'incontro ufficiale tra Peter Parker e Mysterio, quest'ultimo dichiara di provenire dall'universo 833 e di trovarsi adesso nell'universo 616. In realtà l'universo 616 è quello classico dei fumetti, mentre quello del Marvel Cinematic Universe è il 199.999. Durante lo scontro a Praga, Peter viene chiamato da Ned Scimmia Notturna, un po' per il suo costume che ricorda tantissimo quello di Spider-Man Noir, un po' come riferimento anche alla saga fumetti Marvel Scimmie, in cui appunto tutti gli eroi erano dei primati.
Subito dopo lo scontro con l'elementale di fuoco, in uno dei veicoli dello Shield possiamo leggere sulla targa la scritta ASM28965, che fa riferimento a Amazing Spider-Man numero 28 del 1965, che è stato ovviamente il fumetto in cui ha debuttato Molten Man. Dopo aver scoperto l'inganno di Mysterio, Peter si unisce a Nick Fury per dargli la caccia, e la targa dell'auto di Nick presenta la scritta MTU83779, che sta ad indicare Marvel Team Up numero 83 del luglio 1979, che è appunto il numero nel quale hanno collaborato insieme Nick Fury e Spider-Man. Durante il primo scontro con Mysterio, in quella fantastica sequenza dell'illusione, compare una versione zombie di Iron Man, che è ovviamente un riferimento alla saga fumetti Marvel Zombie. Tra l'altro, per una frazione di secondo si vede un ragno uscire dall'occhio sinistro di Iron Man. Quel ragno in realtà è una vedova nera. Quando Peter si trova poi a bordo del jet privato insieme ad Happy Hogan ed è intento a costruire il suo nuovo costume, tra i vari modelli compaiono diversi altri costumi famosi dell'Uomo Ragno, tra cui anche quello del recente gioco per PlayStation 4. Dopo lo scontro finale con Mysterio, nella scena del bacio tra MJ e Peter, tra le macchine ribaltate una di queste presenta la targa TASM143, che sta ad indicare The Amazing Spider-Man numero 143, che è stato il numero in cui ha debuttato Cyclone, uno dei villain in cui si sono ispirati per l'ultimo elemento. L'auto con cui Zia May va a prendere Peter all'aeroporto è targata AMF1562, ad indicare Amazing Fantasy numero 15 del 1962, che è il volume in cui ha fatto il suo debutto per la prima volta il personaggio di Spider-Man. Tra l'altro, la targa era già visibile già nel precedente Spider-Man Uncoming. Nella scena finale, mentre Peter sta volteggiando tra i palazzi di New York per raggiungere MJ, passa vicino allo stesso edificio utilizzato nella trilogia di Raimi per la casa di Norman Osborn. Tra l'altro, a un certo punto si scatta un selfie nella stessa identica posizione con cui è possibile scattarsi selfie nel gioco Marvel Spider-Man per PS4 di Insomniac. Tra l'altro, il luogo dell'appuntamento con MJ è di fronte al Grand Central Terminal, che molti di voi avranno riconosciuto da Avengers. Una cosa che ho scoperto è che prima della battaglia di New York, in cima all'edificio, era posto un angelo, lo stesso angelo che è realmente posto sopra il Grand Central Terminal. Durante lo scontro, però, quest'angelo viene distrutto ed è stato poi sostituito da una statua rappresentante tutti i volontari che sono intervenuti nella battaglia di New York. E infatti, se ci fate caso, anche in questo Spider-Man Far From Home è presente la stessa statua. Tra l'altro, appena raggiunge MJ, sullo sfondo è possibile vedere uno striscione con scritto "We can't wait to show you what comes next", seguito dai numeri 1, 2, 3 ed un punto interrogativo. Molto probabilmente questa frase e questa sequenza di numeri sta ad indicare l'inizio della fase 4, dato che Spider-Man Far From Home, ricordo, conclude ufficialmente la fase 3 del Marvel Cinematic Universe, però in molti hanno addirittura ipotizzato che potrebbe essere un segnale ad indicare l'ingresso dei Fantastici 4. Non lo so, secondo me è già più verso la fase 4, però sono curioso di sapere cosa ne pensate voi. Nella prima scena dopo i titoli di coda fa il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe J. Jonah Jameson, interpretato nuovamente da J.K. Simmons, che già aveva dato il volto al personaggio nella trilogia di Sam Raimi. Nella seconda scena post-credit vediamo Maria Hill e Nick Fury, o dovrei dire Talos e sua moglie, a bordo di un'Audi nera, e anche la targa di questo veicolo sta ad indicare un fumetto. Infatti troviamo la scritta HNM6 2011, ad indicare Hawkeye e Mockingbird numero 6 del 2011. La cosa curiosa è che non solo questo numero fa riferimento a due personaggi che non sono realmente sulla scena, ma neanche nel film, ma che è uno speciale in cui è presente un tie-in, ovvero una storia facente parte di un mega crossover, e questo mega crossover è Secret Invasion. Potrebbe quindi essere un segnale che la Secret Invasion finalmente arriverà nel Marvel Cinematic Universe, come già avevo ipotizzato nello scorso video? Vedremo, tra poco c'è San Diego Comic Con e secondo me già qualche annuncio grosso lo spareranno. E infine, ultimo easter egg, dopo aver scoperto che il Nick Fury di questa pellicola in realtà è Talos, vediamo il vero Nick Fury mentre sta prendendo il sole in una finta Tahiti, in uno scenario finto di Tahiti, un po' come era successo a Phil Coulson, come abbiamo visto nella serie Agent of Shield. Quindi ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate di questi easter egg, se ne avete visti altri, altre curiosità, quale vi è piaciuto di più, quale vi ha stupito vedendolo in questo video, commentate qua sotto, fatemelo sapere. Io vi ricordo come sempre di seguirmi su Instagram e noi come sempre, come al solito, ci vediamo al prossimo video. Ciao!